Fin dalla sua giovinezza fu circondato da amicizie ed artisti italiani. Il suo primo maestro, Andrea Lucchesi, al Salieri del periodo viennese e poi ancora le famiglie Malfatti e Guicciardi e gli editori Artaria, Mollo e Cappi, per finire ai celebri ballerini Salvatore Viganò e Muzzarelli. È 1801. Mio caro, buon Tegeler, ti ringrazio per questa nuova prova della tua sollecitudine nei miei riguardi, tanto più che da te la merito così poco. Tu vuoi sapere come sto e quali cure sto sperimentando. Per quanto abbia una profonda riluttanza a parlare di questo argomento, con te sono dispostissimo a farlo. Già da alcuni mesi Vering mi fa applicare su tutte e due le braccia dei vescicanti che, come certamente sai, sono fatti con una certa corteccia. Ebbene, questa è una cura estremamente sgradevole, perché ogni volta, per alcuni giorni, finché la corteccia non ha esercitato completamente il suo effetto, mi trovo a non poter usare liberamente le braccia, per non parlare poi del dolore. È vero, non posso negarlo. Il fischio e il ronzio sono un po' più deboli del solito, specialmente all'orecchio sinistro, dal quale ha avuto inizio la mia sordità. Ma l'udito non è migliorato affatto, anzi, ho la sensazione che sia divenuto più debole. Accreditate opere composte da Beethoven e sicuramente le prime pubblicate, vengono considerate due piccole composizioni, un lied e un rondò per tastiera, che ritroviamo nella raccolta dei Blumenlese für Klavier Lieb Haber del 1782.